Ben ritrovati in diretta con l'informazione di Udinese TV. In apertura c'è ancora la febbre azzurra, la vittoria dell'Italia ai quarti di finale del campionato europeo di calcio per nazioni contro il Belgio, il 2-1 della nazionale azzurra che ha fatto scatenare la festa nelle piazze italiane, dove tutti si sono ritrovati per seguire la gara degli azzurri, terminata, come detto, 2-1 grazie alle marcature di Barella e Insigne. Gli azzurri erano andati presto in gol con Bonucci, ma la rete era stata poi annullata per fuorigioco. Il gol di Barella al 31esimo ha portato in vantaggio l'Italia con un bel tiro in crociare da dentro l'area, poi il raddoppio è arrivato al 44esimo grazie ad una magia di Insigne. Nel recupero, Doku è caduto in area su intervento di Di Lorenzo. Il rigore concesso dall'arbitro è stato trasformato da Romelu Lukaku per il 2-1. Nella ripresa l'Italia ha resistito portando a casa il prezioso passaggio del turno, nonostante purtroppo l'infortunio a Spinazzola. Ma andiamo ad ascoltare ora le parole a fine gara di uno dei protagonisti, proprio Insigne. Ancora qualche istante, stiamo perfezionando il servizio. Ecco. Condizione di esprimermi nel miglior modo possibile, sono contentissimo. Al di là del gol della prestazione, sono contento di tutta la squadra perché ogni partita stiamo dimostrando che siamo un grande gruppo e questo è il merito del mister che ha creato questo gruppo e noi dobbiamo solo continuare così perché penso che non abbiamo fatto ancora nulla, c'è ancora tanto da fare e dobbiamo recuperare tante energie che abbiamo speso oggi per affrontare la prossima al 100%. No, sono contento per il gol. Io ci provo spesso, ogni tanto il mister pure nella partita mi ha detto, visto che ti conoscono, provo a chiudere un po' il tiro, però più forte di me non ci riesco. Però è andata bene, sono contento, ti ripeto, come ho detto prima, al di là del gol, della grande prestazione che abbiamo fatto tutti insieme perché ci stiamo meritando tutto questo e dobbiamo continuare a lavorare così perché possiamo toglierci grande soddisfazione. Mi sto divertendo tantissimo, mi sono mai divertito così perché sembra di giocare con gli amici durante le partite infrasettimanali. Io mi sto divertendo e questo è tutto merito del mister perché ci sta mettendo nelle nostre condizioni di esprimerci al meglio. E ognuno di noi, come me, si sta divertendo e questo è il nostro segreto. Dobbiamo continuare così, come ho detto prima, non abbiamo fatto ancora nulla, manca l'ultimo sforzo e dobbiamo abbassare la testa e continuare a lavorare. E naturalmente gli azzurri si sono stretti accanto al loro compagno di squadra, lo sfortunato Spinazzola, che ha fatto sì festa con i compagni sul pullman, col cuore però diviso a metà. Da una parte la gioia per aver aiutato alla grande l'Italia a raggiungere la semifinale, dall'altra lo sconforto per la lesione al tendine d'Achille che lo terrà fuori per mesi. Quanti lo cominceremo a capire solo oggi, quando Spinazzola sarà visitato a Roma. Verrà nel pomeriggio la visita, la sua partenza da Coverciano è prevista attorno all'ora di pranzo. Dopo la vittoria nei quarti di finale degli europei, i giocatori hanno omaggiato proprio Spinazzola con questo coro che sentite appunto in aereo dal ritorno da Monaco di Baviera, rientrata nella notte la squadra. Oggi la mattinata è stata dedicata al riposo, avrà dormito poco appunto Leonardo per il dolore, l'adrenalina, la preoccupazione e le emozioni per una serata così intensa. Pensare che qualche tifoso belga, chiamiamolo così, gli ha pure tirato una bottiglia dagli spalti mentre veniva soccorso, pensando forse che fosse una sceneggiata per guadagnare tempo. Invece Spinazzola si è rotto davvero, oggi lascerà il gruppo azzurro, ma probabilmente li sosterrà poi per la semifinale in programma a Wembley martedì contro la Spagna. Spagna che, ricordiamo, ha superato solamente i calci di rigore la Svizzera. Oggi si decideranno le altre due semifinaliste con le gare in programma nel pomeriggio, la prima alle ore 18, la sfida tra Repubblica Ceca e Danimarca, e poi alle 21 all'Olimpico di Roma, Ucraina-Inghilterra, e anche da questi due incontri uscirà, come detto, l'altra semifinale di questo campionato europeo di calcio. Lasciamo lo sport, grazie anche alla regia ci ha fatto vedere il tabellone completo con la griglia, con la prima semifinale, dunque Italia-Spagna, che si è andata a definire, e oggi, come detto, sapremo l'altra. Di calcio, di sport, torneremo a parlare ancora al nostro notiziario, come al solito, dedicando ampio spazio all'Udinese. Ora invece ci concentriamo sulla cronaca, perché
C'è stata un'importante operazione della Guardia di Finanza a livello nazionale, vaccini e Green Pass falsi venduti nel dark web a un prezzo che oscillava tra i 100 e i 130 euro. A scoprirlo, il nucleo speciale della tutela privacy e frodi tecnologiche della GDF, che ha sequestrato 10 canali Telegram attraverso i quali venivano commercializzati i prodotti e ai quali si erano già registrati migliaia di utenti. L'inchiesta, coordinata dal procuratore aggiunto di Milano Offusco e dalla PM Bianca Maria Bei Macario, ha permesso di individuare questi canali Telegram attraverso un monitoraggio in tempo reale del web e l'utilizzo di una serie di strumenti tecnologici innovativi. I canali rinvenivano account anonimi su specifici spazi nel dark web attraverso i quali era possibile contattare i venditori e procedere all'acquisto. Il pagamento doveva essere effettuato in criptovalute e ai clienti venivano offerti anche pacchetti all-in inclusive con garanzia di anonimato, tracciabilità della spedizione, imballaggio e temperatura refrigerata, certificazione di avvenuta somministrazione del vaccino. I Green Pass in vendita, hanno accertato i finanzieri, riportavano i falsi dati identificativi del vaccinato, il QR code, il numero che contraddistingue il lotto di origine della prima e della seconda dose di vaccino, certificati che, secondo quanto sostenevano gli stessi venditori, venivano consegnati anche fuori dall'Unione Europea, in particolare negli Stati Uniti, in Gran Bretagna e in Svizzera. Sul fronte sanitario, l'Italia rimarrà tutta bianca. Il ministro della Salute Speranza per la prima volta non ha firmato nuove ordinanze. I positivi scendono sotto quota 800 nel nostro paese. Il tasso di positività al virus si attesta al 4%. Continua ad essere monitorata la variante Delta, che ormai ha una prevalenza pari al 22,7% dei casi registrati ed è stata identificata in 16 regioni. Sul fronte vaccinale, il commissario per l'emergenza Figliuolo conferma che le dosi ci sono e si continuerà con il ritmo di 500.000 somministrazioni al giorno. Noi oggi, qui al Giglio, concludiamo la vaccinazione di tutti gli abitanti delle isole minori che si sono voluti vaccinare, che sono ovviamente nella platea dei 12 anni in su. Questo è importantissimo soprattutto per ragioni di salute pubblica, soprattutto perché lo Stato è credibile ed è vicino ai cittadini che vivono in una condizione più disagiata rispetto ad altri e più lontani dai presidi sanitari dove possono ottenere cure celeri in caso di aggressione da parte di questa infida epidemia malattia. Noi siamo sul target delle 500.000 al giorno. Dalle previsioni di arrivo dei vaccini e considerando che due dei vaccini, quelli adenovirali, oramai si usano in maniera solo molto residuale e limitata, ritengo che l'obiettivo è quello delle 500.000 vaccinazioni al giorno. La cronaca locale, il corpo senza vita di un uomo di 75 anni, Pietro Susanna, residente a San Vito al Tagliamento, è stato trovato alle 7 di stamattina nella laguna tra Lignano e Marano Lagunare. Dell'uomo non si avevano notizie dalla serata di venerdì. Gli uomini della Guardia Costiera di Lignano avevano iniziato le ricerche nella serata di venerdì a seguito della segnalazione giunta da parte di alcuni diportisti. L'imbarcazione dell'uomo era stata trovata ancorata in laguna, a bordo c'erano soltanto alcune canne da pesca, un borsello con i documenti e un portafogli. Le ricerche erano state sospese poi nella notte e sono riprese stamattina alle 5. Il corpo senza vita è stato trovato attorno alle 7 nella zona vicino ad Aprilia Marittima. Sono in corso accertamenti per capire se l'uomo sia deceduto a causa di un malore oppure per una caduta accidentale. Due persone sono rimaste gravemente ferite invece a seguito dell'incidente accaduto all'alba di oggi in via Orsaria tra Premariaco e Manzano per cause in corso d'accertamento da parte dei carabinieri intervenuti sul posto assieme ai vigili del fuoco. Il mezzo ha visto andare a schiantarsi contro un albero a bordo strada con una fuoriuscita autonoma. Inviati sul posto i sanitari che hanno soccorso i due feriti. Uno in condizioni gravi è stato trasportato in volo al Santa Maria della Misericordia con l'elicottero, l'altro in ambulanza. Versa in gravissime condizioni anche un motociclista residente a Trieste di 45 anni, finito fuori strada nella serata di ieri in Val Resia, lungo la viabilità che serve la frazione di Potclanaz. Per l'intervento sono stati impegnati i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. L'uomo soccorso è stato trasferito in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Tolmezzo. Parliamo ora del caso sul Prosecco che ha riportato d'attualità uno scontro rispetto ai produttori, da un lato quelli del Triveneto, dall'altro i croati che provano con uno stratagemma ad utilizzare il nome per vendere i propri vini. Sul
tema è intervenuta anche l'eurodeputata del Partito Democratico Moretti. Le colline del Prosecco sono considerate patrimonio dell'umanità. Non consentiremo alla Croazia di riconoscere al termine Prosek la denominazione per un loro vino. E faremo di tutto per far sì che questo non accada, anche attraverso un'interrogazione alla Commissione europea. A Udine stamattina il concerto del risveglio, la prima iniziativa pensata per l'apertura ufficiale della stagione dei saldi alle 7.30 in Piazza Libertà. C'è stata l'esibizione della pianista Rita Marco Tulli, artista premiata con il Chuck d'Oro nel 2010, il Nastro d'Argento per la migliore colonna sonora nello stesso anno, il David di Donatello per il miglior musicista, la prima donna in assoluto a ricevere questo riconoscimento, e il premio Top Jazz 2011 come migliore artista italiana secondo la rivista Musica Jazz. Questa sera l'appuntamento, dopo una lunga giornata dedicata, come abbiamo detto, ai saldi, ci sarà la notte in bianco. Alle 21.30 sul piazzale del Castello ci sarà la prima data del tour italiano di Max Gazzè nell'ambito dell'evento Notte Bianca. Noto cantautore, bassista e attore di fama internazionale, ha partecipato a 6 edizioni del Festival di Sanremo, ha ricevuto diversi riconoscimenti, tra i quali il Chuck d'Oro come miglior colonna sonora del film Basilicata Coast to Coast. Appuntamento dunque in Castello stasera alle 21.30. È stata inaugurata invece a Gorizia la mostra Gli animali della nobiltà, dalla caccia al salotto, tra stato simbolo, allegoria e affetti, ospitata presso gli spazi di Palazzo Coronini Cromberg. Vediamo il servizio. Oggi presentiamo la nuova mostra organizzata da Palazzo Coronini Cromberg, che parla di animali ma da un punto di vista particolare, sottolineando soprattutto quello che è stato il ruolo sociale, affettivo e anche simbolico degli animali, soprattutto alcune specie come cani e cavalli, nell'esistenza delle classi più elevate, quindi di aristocratici e di sovrani. La mostra comprende quasi 200 opere, in parte di proprietà della Fondazione Coronini, ma con importanti prestiti anche da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia, dei Musei Provinciali di Gorizia e della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, oltre che di alcuni prestatori privati. Quindi una mostra estremamente ricca, che viene a toccare diversi argomenti, dagli animali domestici e dalla loro raffigurazione nei dipinti e nelle stampe, dalla caccia all'equitazione e alle corse di cavalli, fino anche al racconto di come le immagini degli animali fossero costantemente presenti all'interno delle dimore aristocratiche, anche sugli oggetti di uso comune, dagli arredi, dai mobili, alle argenterie, ai gioielli. L'utilizzo degli animali nelle rappresentazioni artistiche è stata oggetto di innumerevoli iniziative e soprattutto si presta anche a molteplici interpretazioni. Noi abbiamo voluto dare una chiave di lettura particolare, in qualche modo dettata, in qualche modo ispirata da quelle che sono le caratteristiche delle nostre collezioni, che spaziano dai dipinti alle arti decorative, ma anche quella che è in qualche modo la vocazione di questo museo, che è una dimora storica e che quindi attraverso le sue sale presenta non solo opere d'arte di grande valore, ma soprattutto anche racconta come avveniva, qual era la vita quotidiana della nobiltà chiaramente nei secoli passati. E quindi anche per quanto riguarda il ruolo degli animali, abbiamo voluto sottolineare appunto proprio gli aspetti sociali, gli aspetti sentimentali affettivi e gli aspetti simbolici che molti animali, soprattutto cani e cavalli, rivestivano nell'esistenza di sovrani e aristocratici. La mostra sarà visitabile da domani, 3 luglio, fino al 9 gennaio 2022.
Ritorniamo ad aprire la pagina sportiva come promesso per parlare di Udinese che scalda i motori per il via alla nuova stagione che da mercoledì alla Dacia Arena vedrà protagonisti test atletici, poi il ritiro prima in città e successivamente a San Fight in Austria. Alcuni bianconeri però come Pussetto, Iaialo e da ieri anche De Lofeu sono già al lavoro. Sul fronte mercato la società è attiva per puntellare la rosa. Jacopo Romeo. È scattato il countdown al via della stagione 21-22 per l'Udinese che da mercoledì si ritroverà per dare là la preparazione. Il raduno sarà la Dacia Arena e poi tra palestra e campi del Bruseschi i primi giorni saranno interamente consacrati a test e lavori atletici. Niente pallone dunque per iniziare a mettere benzina nel serbatoio. Il primo allenamento collettivo con la palla ci sarà la settimana successiva, lunedì 12 luglio, quando dalla sera scatterà anche la prima fase del ritiro programmata a Udine. Il Friuli sarà lasciato dopo una prima settimana di intenso lavoro per partire, come oramai da tradizione, alla volta di Sun Fight per entrare nel vivo della seconda fase del ritiro in attesa di conoscere anche il programma dei test amichevoli. Qualcuno dei bianconeri però è già al lavoro da settimane, come nel caso di Pussetto e Iaialo, reduci da lunghi infortuni e tirati al lucido per il ritiro, al pari di De Lofeu che già ieri è rientrato a Udine lavorando alla Dacia Arena dopo averlo fatto per conto proprio anche in vacanza. Lo spagnolo scalpita dopo un anno travagliato e vuol fare una preparazione a tutta per far rivedere a tutti di che pasta è fatto. Non solo loro però hanno anticipato il rientro, visto che anche l'infortunato Nestorowski e Fernando Forestieri si sono già visti allo stadio. Chiaramente però il focus di tifosi e società è sulla campagna di rafforzamento che ci sarà e sarà di livello per andare a plasmare una rosa completa e ritoccata in ogni reparto, ad iniziare naturalmente dalla porta per scegliere il miglior candidato possibile per il dopo Musso. L'Udinese ha compiuto un'importante operazione in uscita in attesa anche di definire quella De Paul, non scontato e banale in una congiuntura storica come quella attuale, con il mercato mondiale indubbiamente frenato dalle conseguenze del Covid. In entrata poi il club è storicamente maestro nel lavorare sotto traccia per garantire una squadra sempre competitiva che può contare sulle competenze e sulla passione di un club e di una proprietà di primo ordine rappresentata dal Paron Pozzo, che una volta di più ha ricevuto un'ennesima ondata d'affetto dall'associazione Curva Nord, che ha voluto omaggiarlo con un quadro celebrativo per i suoi 80 anni con tutte le immagini, trionfi e grandi campioni di 35 anni di gestione illuminata che hanno reso e rendono grande l'Udinese. E sul futuro dei bianconeri abbiamo chiesto ieri un commento al noto giornalista e volto di Sky Federico Buffa, presente a Udine in città per la giornata conclusiva del Far East Film Festival. Da grande appassionato di cinema qual è, si è speso anche per darci la sua lettura su quella che potrebbe essere la formazione bianconera del futuro. Guarda, l'Udinese è la squadra più imprevedibile del calcio italiano, perché tu non sai che squadra fanno, hanno un tale turnover e controlli di giocatori, cioè se va via il più forte come è andato via adesso, sicuramente loro sanno come investire questi soldi, non c'entra con le altre squadre del calcio italiano perché controlla un numero impressionante di giocatori, ne fa venire, tu alle volte scopri, ah ma è dell'Udinese anche quello, è gestita con un altro principio, ha uno stadio gioiello e secondo me non ha tutto questo interesse a diventare una top 7 del nostro campionato. Penso che sia esattamente nella posizione dove la dirigenza credo la voglia, attorno alla decima posizione con un grandissimo fiuto per i giocatori in giro per il mondo, ha una logica internazionale che gli altri non hanno, è un modello però difficilmente replicabile. Per una nazionale che ha raggiunto la semifinale del campionato europeo di calcio c'è non altra che stasera invece si giocherà la finalissima del campionato europeo di softball, è la nazionale italiana di Federico Pizzolini che si è assicurata l'accesso appunto alla finalissima grazie ai successi ieri per 11-0 al quarto inning su Israele nel primo incontro di giornata. Le azzurre poi hanno replicato battendo 10-0 la Francia, sempre al quarto inning. In finale troveranno di fronte i Paesi Bassi, che prima hanno liquidato la Spagna 11-0 al quarto inning e poi hanno vinto in walk-off per 5-4 la delicatissima sfida contro la Repubblica Ceca. La finale si disputerà questa sera alle 20:30 a Castions di Strada a celebrare un campionato europeo ospitato proprio sui campi del Friuli Venezia Giulia. La gara verrà trasmessa in diretta su Sky Sport Action. Per quanto riguarda invece il nostro palinsesto, vi ricordo gli appuntamenti con l'appuntamento dell'europeo, con Eleonora Nocente, Eurofocus, con
Il fischio inizio alle 14.45 per tutte le novità, gli aggiornamenti sul campionato europeo. Alle 16 torna il nostro TG che ritroverete poi anche alle 19, alle 20.30 l'appuntamento con le notizie dal Veneto. In prima serata stasera alle ore 21 il film Sunshine per il ciclo dei grandi film di Udinese TV per la regia di Isvan Zabò con Ralph Fiennes e Rachel Weisz. Noi ci fermiamo qui, vi ringraziamo, vi lasciamo in compagnia delle previsioni del tempo per la giornata odierna. A tutti voi l'auguro di un buon fine settimana. Bentrovati agli amici di Udinese TV da Nico Schiodetto. Situazione per la giornata di sabato con l'anticiclone a interessare tutta la regione, bel tempo sul Friuli Venezia Giulia, cieli sereni o poco nuvolosi con clima prettamente estivo. Nel dettaglio Pordenone e Udine, cieli sereni o poco nuvolosi anche qui, una bella giornata di sole, ovviamente sole che non mancherà anche lungo le spiagge friulane. E temperature attorno ai 30 gradi a metà pomeriggio. Per quanto riguarda invece Gorizia e Trieste, bella giornata di estate, anche qui tutto tranquillo. Attenzione però perché poi tra domenica, la seconda parte del giorno, e lunedì mattina giungerà qualche rapido acquazzone temporale. Tutti i dettagli precisi però li trovate scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.